In considerazione del notevole incremento dei casi di positività al Covid di quest'ultimo periodo, il sindaco Gianfranco Di Piero, d'intesa con il Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'ASL, ha disposto un fine settimana di screening sulla popolazione presso il Palazzetto dello Sport di via 25 Aprile. Abbiamo deciso di ripetere l'esperienza dello screening e faccio un appello accorato ai cittadini a recarsi in massa, in presenza, in modo consistente allo screening, perché è l'unico metodo che noi abbiamo per poter individuare eventuali casi positivi per poi poterli segnalare agli organi sanitari in modo tale che riusciamo a circoscrivere il fenomeno. È un appuntamento importante per la nostra città in considerazione del fatto che stiamo approssimandoci al periodo natalizio e sarebbe estremamente utile per tutti poterlo fare nelle condizioni di serenità e di sicurezza che tutti noi auspichiamo. Il 26, il 27 ed il 28 novembre sarà di nuovo un fine settimana di screening, un appello che lo stesso sindaco ha definito accorato ai concittadini perché si sottopongano ai test. Al momento in città il numero dei positivi è in sensibile aumento, con diverse classi delle scuole sulmonesi in isolamento. Si svolgerà nelle 3 giornate di venerdì, sabato e domenica. Venerdì nel pomeriggio dalle 15 alle 18.30 e la domenica dalle 9.30 alle 14.30. In tutto ci saranno una quarantina di volontari, circa 20-21 tra medici, infermieri e OSS e la restante quota, che probabilmente aumenterà anche di numero, sempre distribuita chiaramente sulle 3 giornate, di volontari della protezione civile. E senza di loro sarebbe assolutamente impossibile per un'amministrazione fare uno screening, quindi è un ringraziamento che viene dall'amministrazione per la disponibilità che hanno dimostrato non solo in questa occasione, ma che stanno dimostrando ormai da 2 anni. Purtroppo in questi 2 anni le attività sportive, quindi diciamo le attività dei ragazzi soprattutto, sono state molto sacrificate. E adesso insieme all'assessore Del Ramo stiamo cercando insomma di recuperare gli spazi sportivi e anche in questa occasione abbiamo voluto evitare che ci fosse un disagio per chi invece è giusto che continui a utilizzare le aree sportive.